Buon sabato a tutti, buon sabato. Il canto speciale che vorremmo fare prima dell'ascolto della parola è basato sul testo di Matteo capitolo 6 versetto 25, che dice così: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito? È stata una bella sorpresa quando settimana scorsa, al momento della raccolta delle offerte, il mio professore Hans ha suonato la melodia di questo brano che stiamo per offrire, perché era da un mese che stavamo preparando per fare questo brano, e quindi è stata davvero una bella esperienza. Quindi oggi prenderemo con le nostre parole, le nostre voci e con l'accompagnamento di Daniel questo brano. Che il Signore ci benedica. He was
Amen. Introduco il sermone di oggi leggendo i primi quattro versetti della prima lettera di Giovanni. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato dalla parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Allora, innanzitutto io inviterei, perché il sermone è un sermone in collaborazione con Guido e Michele, che dopo avranno il loro ruolo, quindi potete cominciare ad accomodarvi nelle vostre postazioni, tanto io sono ben distante da voi e mi smascherinizzo anche. Hans, tutte le volte che ti ascolto con la scuola del sabato e mi capita di predicare dopo di te, mi sento come quei ciclisti che si mettono in striscia. Io la sfrutto volentieri, chissà che non sia lo spirito che ci apre la pista. Quando leggiamo la prima epistola di Giovanni, la prima epistola che Giovanni scrive probabilmente alla chiesa di Efeso verso l'inizio, intorno all'anno 100, probabilmente un po' prima, però prendiamola come data, noi non fatichiamo a vedere oltre il testo, a vedere subito dopo il testo una comunità che doveva essere molto effervescente. Doveva essere una comunità, quella di Efeso, abitata da persone, da gente, da fratelli di chiesa come noi, con una ricchissima differenza culturale, con una ricchissima differenza d'opinioni. Ci dovevano essere persone a Efeso che la pensavano anche in modi molto diversi, che vivevano la fede e raccontavano la fede anche in modi molto diversi. Perché lo dico? Beh, già Paolo, che scrive a Efeso intorno agli anni 70, un bel po' prima, già Paolo scrive agli Efesini: ricordatevi che c'è un solo battesimo, un solo Signore, una sola fede. Paolo, che era furbo, stava dicendo tra le righe: non è che ognuno può dire la sua, cerchiamo di mantenere insieme, cerchiamo di mantenerci ortodossi, anche perché tutta quella differenza, tutta quella effervescenza culturale, di opinioni, che si respirava nella chiesa di Efeso, rischiava poi di essere autodistruttiva, si rischiava di passare con le eresie che giravano in quel periodo lì, si chiedeva di passare per eretici. Fate conto che quando Paolo poco dopo scrive a Timoteo, ve lo ricorderete nella prima epistola, a Timoteo, vi ricordate cosa dice? Dice: rimani a Efeso, resta lì, con coraggio, dice a Timoteo Paolo, anche se sei giovane, resta a Efeso con coraggio, studiando molto, esercitando la pietà e dando il buon esempio. Ecco che quando leggiamo Giovanni molti anni dopo, Paolo ha scritto, Timoteo è rimasto, eppure quella comunità è ancora effervescente, è ancora abitata da grandi, grandi contrasti teologici, almeno così ci piace immaginarla. A Efeso, se voi leggete la prima epistola a Giovanni, ci devono ancora essere quelli che non vogliono sentir parlare, li riassumiamo un pochettino, devono esserci quelli che non vogliono sentir parlare d'altro che di legge, quelli per i comandamenti, quelli che la tradizione, quelli dell'identità, bisogna che la proteggiamo, quelli che una volta si faceva così e cerchiamo di restarci attaccati. E accanto a loro, a Efeso, ci dovevano essere, me li immagino con poca difficoltà, forse i più giovanotti, ma chissà,
quelli che dicevano, quelli che alla fine quello che conta sono le emozioni e lodare tutti insieme. Alla fine quelli che conta è che in chiesa ci sia un ambiente dove si stia bene, eh? Ci sono anche altri poi a Efeso che Giovanni chiama gli anticristi e di cui Paolo negli Atti degli Apostoli aveva detto i lupi rapaci, ma a noi onestamente di questi qua oggi non interessa. In realtà oggi non ci interessa neanche, fratelli, non ci interessa neanche considerare il contenuto delle due posizioni in opposizione, non ci interessa neanche quello. Consideriamo anzi queste opposizioni come la metafora di ogni differenza che ancora oggi abita la nostra, le nostre comunità. Immaginiamo queste opposizioni come la metafora di ogni differenza interpretativa che oggi ancora ci abita, come se fossimo ancora noi, quella bellissima chiesa di Efeso. Ecco, allora, quello su cui oggi voglio concentrarmi brevissimamente non è il contenuto di queste differenze, quello magari lo analizzeremo un'altra volta, bensì quella che io chiamo la mossa di Giovanni, il metodo di Giovanni. Guardate, il metodo di Giovanni è fantastico, poi dovrete rileggervi l'epistola, ovviamente ci vuole. Ecco, la mossa di Giovanni, se voi leggete l'epistola, la prima epistola a Giovanni, vi rendete conto di primo acchito che c'è qualcosa di strano. Ci sono anche all'interno di questa epistola posizioni molto divergenti, tant'è che diversi degli studiosi ci dicono che forse non è neanche un'epistola, alcuni ci dicono che potrebbe essere un trattatello teologico, un riassuntone di tutte le posizioni che giravano per la Chiesa in quel periodo lì, altri, poi ci sono sempre quelli che dicono che è un collage di posizioni diverse. Quello che unisce tutti, e che forse, di cui forse vi accorgerete anche voi, è che sembra non esserci in quell'epistola un filo logico. Giovanni non fa un ragionamento che va da A a B. È così, eh? Non fa un ragionamento che va da A a B e magari dice è meglio B o è meglio A. Non fa un ragionamento di quelli del tipo avete ragione voi o avete ragione voi, né alla fine ne fa un ragionamento di quelli del tipo dove, prese in considerazione le ragioni degli uni e degli altri, Giovanni dice, beh, però alla fine vi dico la mia, è così che deve essere. E invece no, Giovanni non lo fa. Nella sua epistola Giovanni chiama sul palco tutti quanti gli attori in causa, come se fossero attori sulla scena, eh? Nella sua epistola Giovanni, ed è per questo che possiamo sentirlo dire al capitolo 2, da questo conosciamo, da questo sappiamo se abbiamo conosciuto Dio, se abbiamo osservato i suoi comandamenti. Da questo sappiamo se abbiamo conosciuto Dio, se abbiamo osservato i suoi comandamenti. E poco dopo, al capitolo 4, conosce Dio chiunque ama. Intorno a queste posizioni, intorno a questi testi, intorno a questi brani, Giovanni dà voce agli attori, Giovanni dà voce alle opinioni di tutte e due le scuole principali che c'erano in quella chiesa, fa parlare le loro idee, presta la penna alle idee di altri, lascia che altri nella sua lettera, e guardate, lo vivrete se la rileggerete con attenzione, lascia che altri spieghino le ragioni di una posizione e le ragioni dell'altra posizione. Ed è bello perché nell'epistola di Giovanni vi sembrerà in alcuni momenti che le ragioni degli uni non combaciano proprio con le ragioni degli altri, e la cosa che vi piacerà, mi auguro ancora di più, è che voi arrivate alla fine e non c'è una risposta. Alla fine del dialogo, alla fine dell'epistola di Giovanni, il dialogo non arriva a un punto. Giovanni non scioglie il problema, non ci dà la soluzione. Le voci degli uni e degli altri restano semplicemente nella loro differenza
l'una accanto all'altra. È come se Giovanni ci stesse dicendo che alla fine il fine non è aver ragione, ma restare nel gioco del dialogo ininterrotto. Restare in dialogo è il fine, non che io o tu abbia ragione. Giovanni mi sta dicendo con la sua epistola che spesso lo scopo non è ciò che è giusto, magari dottrinalmente, ma ciò che è buono. E c'è una differenza, Giovanni mi sta dicendo che spesso nella vita la persona viene prima della verità e anche prima della ricerca teologica. È solo alla luce di questo scopo, di questi postulati, scusatemi se questa mattina sono stato un po' teorico, ma è un'introduzione di metodo, è solo alla luce di questo scopo che noi possiamo capire anche lì l'introduzione un po' atipica dell'epistola a Giovanni. Infatti Giovanni dice una cosa che rischia di non essere colta appieno, quella che ci ha letto Andrea, quello che abbiamo visto della parola della vita, perché la parola della vita si è rivelata, si è manifestata e quella vi testimoniamo, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, quello che abbiamo sentito, udito e contemplato, quello vi testimoniamo, quello vi annunciamo. Con questa introduzione Giovanni ci sta dicendo, ci sta dicendo di sicuro la forza della sua testimonianza. Giovanni ci sta dicendo che quello che lui, di cui lui ci parlerà, è qualcosa che lui ha concretamente vissuto, è un'esperienza che lui ha personalmente vissuto con Gesù. Ci sta dicendo: guardate che io non è che sono uno che ho sentito parlare delle teorie su Gesù, sulla verità. Io la verità l'ho conosciuta perché ci ho camminato insieme e quella è la cosa, questo è quello che vi testimonio, questo è quello che vi racconto. Questa affermazione però è paradossale. Sapete perché è paradossale? Anzi, tu che sei un campione dei paradossi, te la dedico, poi mi dici se è vero. Perché mentre la forza dell'affermazione di Giovanni è che lui ha conosciuto veramente Gesù e quindi ne può testimoniare, ha conosciuto veramente la verità e quindi ne può testimoniare, quella stessa forza è anche la sua debolezza, è anche il suo limite. Sapete perché? Quanti di noi possono dire di avere compreso totalmente la vita di chi gli sta accanto? Quanti di noi si stupiscono ancora di come la propria moglie, i propri figli li sorprendono ogni giorno proprio quando pensavamo di averli capiti? Beh, per questo, perché la vita, guardate, la vita ti frega perché non la comprendi mai la vita. La vita non la riassumi mai in una formula. Quello che cercava di dire questa mattina Hans, la vita, chi saprebbe riassumerla? La vita è qualcosa, è il racconto che faccio di me. Ed è un racconto sempre diverso, ed è un racconto sempre provvisorio, ed è un racconto sempre in bozza, è un racconto che non è mai definitivo. La vita è un racconto al plurale, perché non è la mia vita, non è veramente la mia vita quello che sono io. Quello che sono io ce l'avete un pezzettino per uno, tutti voi negli occhi. E non lo saprò mai, paradossalmente, nemmeno io chi sono io, da solo. Perché dovrei prendere il pezzettino che ognuno di voi vede e rimetterlo insieme in un unico puzzle di me stesso? Ma voi pensate che esperimento bellissimo sarebbe? La vita non la riduci a un librettino di verità, non la comprimi in 28 dottrine, non ne fai un concetto astratto, la vita e anche la fede, perché quell'uomo, Gesù, che di sé ha detto io sono la vita, sempre in Giovanni, nel Vangelo, di sé ha detto anche poco dopo sono anche la verità. E allora, fratelli, quella verità che si è fatta vita,
Questo è il limite del paradosso di Giovanni, dell'affermazione di Giovanni. La verità che si è fatta vita, io non la posso mai cogliere completamente, mai. E bisogna che lo sappiamo, e ogni tanto abbiamo bisogno di dircelo e di ricordarcelo anche, ci fa bene. Perché tante volte ci viene in mente di pensare che il mio punto di vista potrebbe racchiudere tutta quanta la verità. Invece, come fa Giovanni, devo anch'io arrendermi al fatto che quello che vi trasmettiamo non è tutta la verità, ma solo quello che della verità, con tutti i miei limiti, con i miei occhi, con le mie mani, con i miei sensi, che sono sempre limitati, solo quello che della verità ho colto. Il pezzettino, la nostra fede, è sempre solo il nostro piccolo grande punto di vista sulla verità. Per questo possiamo rilassarci, anche se qui sul pulpito non è facile. L'avete visto anche voi. Ogni tanto mi impappino. E quella è l'agitazione. Ma possiamo rilassarci. Possiamo rilassarci perché non dobbiamo dire tutto quanto noi. Perché abbiamo il diritto di non sapere tutto, abbiamo il diritto di sbagliare, sapete anche, persino quando parliamo delle cose che per noi sono le più importanti, cioè quando parliamo di Dio, noi possiamo sbagliare, dobbiamo sbagliare per progredire, per avvicinarci un altro pezzettino a quella verità, per tentarla ancora un pochettino. Altri diranno bene al posto nostro. Altri. Magari altri ci avvicineranno alla verità attraverso un brano musicale, come avete fatto voi questa mattina, attraverso uno scritto, attraverso una trasmissione, in un miliardo di modi. Quello che sappiamo, dice Giovanni, quello vi annunciamo, il verbo è vi evangelizziamo. Ovvero vi diamo una buona notizia. Sapete la buona notizia qual è? Sai qual è la buona notizia? Che la verità che annuncia è solo un pezzo del puzzle. E io che coi puzzle, da quando ho due bambini piccoli, ci ho a che fare quasi quotidianamente, so che per capirci qualcosa bisogna che tu metta insieme tutti i pezzi. E ogni pezzetto non ti restituisce mai l'immagine intera, e l'immagine intera non la vedi mai fino a che non l'hai completato tutto. Ogni pezzetto è importante, se fate i puzzle lo sapete, perché basta che ne manchi uno solo, perché il quadro salta, e il quadro non lo fai. Ma se un pezzetto solo si ritenesse di essere il puzzle intero, ma voi pensate che mostro, magari con un pezzo d'occhio, pensate se raccontassi a mia figlia che quel pezzo è il puzzle. E anche se mettessimo insieme, e anche noi come chiesa, anche la chiesa avventista è un pezzo del puzzle, non tutto il puzzle. E anche se mettessimo insieme tutti gli avventisti del mondo, tutti quelli d'Italia, i brasiliani, gli africani, i lati, tutti, e poi se mettessimo insieme tutte le religioni del mondo, anche in quel caso, fratelli, io voglio dirvi, il nostro puzzle non sarebbe ancora completo. Non lo sarebbe, la verità resterà sempre a un passo davanti a noi, perché la verità, ha detto Gesù, è Lui, e quella verità non la troviamo perché gli andiamo incontro, è Lei che ci viene incontro. Abbiamo un appuntamento con la verità, l'indirizzo è giusto, non ci resta che aspettare che arrivi. Il tempo per ora non è quello delle verità, non quello delle verità assolute. Per ora non possiamo che cercare di mettere insieme i più pezzi possibili del puzzle. È per questa ragione che io vi voglio ringraziare tutti. Vi voglio ringraziare per tutti i feedback che mi avete dato in seguito al mio sermone su Papa Francesco. Ma davvero vi ringrazio. Vi ringrazio sia per i complimenti, anche a voi che state a casa, vi ringrazio sia per i complimenti, sia soprattutto per le analisi e per le critiche.
Ringrazio quelli che mi hanno scritto un'email, ringrazio le persone che hanno preso un appuntamento, ringrazio e mi hanno detto vogliamo incontrarti per parlare. Sapete una cosa? Quel dialogo che è nato intorno a quel sermone per me è stato spiritualmente, teologicamente e persino umanamente più ricco del sermone stesso. Il dialogo era lo scopo, oltre al sermone ovviamente. Questa ricchezza, certo potevate sarebbe bello parlare, trovare il tempo di parlare di tutti questi piccoli problemi che ci mettono, che ci rendono così diversi. Pensate che bello, io così me la immagino la Chiesa, una Chiesa che trova il tempo di mettersi in dialogo, che trova il tempo di tornare a casa e scrivere una email, un messaggio, che trova il tempo di chiedere un appuntamento al pastore, ma mica solo al pastore, al diacono, all'anziano, per chiarire e poi per chiedere che ci sia uno sviluppo ulteriore. La ricchezza di queste delle opinioni mi ha spinto, ecco, la ricchezza delle opinioni mi ha spinto anche a me a tentare la mossa di Giovanni, ed è per questo che abbiamo qui Guido e anche Michele, perché cosa ho fatto? Mi sono detto, voglio provare a riassumere questo dialogo nelle mie tre domande, nelle tre domande che mi ha fatto venire in mente e che chiedo a Maurizio di proiettare, e vorrei che fossero loro a rispondere. Li ho selezionati tra i tanti feedback che ho ricevuto per le emozioni che mi hanno trasmesso, per il senso di empatia, non per i contenuti, anche per i contenuti ovviamente, ma qui avete capito, mi voglio soffermare sul senso di empatia che mi avete trasmesso. E quindi lascio la parola a loro su queste tre domande, la voglio fare in forma di intervista. Mi raccomando, sono nelle vostre mani. Almeno riguardo al tempo, La prima domanda, ovviamente se poi vorrete aggiungere delle altre domande, mandatemele, La prima domanda, e facciamo cominciare Guido, che si è presentato con più appunti di me. La nostra visione profetica della storia e della fine dei tempi attribuisce al papato il ruolo dell'anticristo. Credi che questo dovrebbe trattenerci dal cercare degli spiragli di speranza nei papi che storicamente incarnano quell'istituzione? Io risponderei, ve l'ho detto, uno per uno. Grazie. Funziona? Sì. Funziona? Sì. Sì, sì. Bene. Grazie Luca. E non vi spaventate se io ho 10 fogli qui davanti a me. Leggendo questa domanda, la mia mente va al 1517. Che cosa è successo nel 1517? Davide, sappiamo, no? C'è stato un grande terremoto nel 1517, però con due epicentri. Normalmente i terremoti hanno un epicentro solo, da lì scoppia tutto, ma contemporaneamente ci sono stati due epicentri. Sappiamo quello grande che ha demolito un po' tutto, ma ce n'è uno piccolino che ha avuto la stessa forza di quello grande. Non terremoti di tipo tettonico ovviamente, ma terremoti di tipo spirituale, dottrinale. Non vi parlo di quello grosso, la riforma luterana, ma vi parlo di quello un po' meno conosciuto dalla massa. Nel 1517 un certo Lorenzo Valla ha fatto una cosa straordinaria, ha demolito l'arroganza della Chiesa Cattolica che pretendeva di aver ricevuto
da Costantino l'eredità sull'impero romano d'Occidente. Lascio tutto alla Chiesa, secondo la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica aveva bisogno di un documento e quindi di una giustificazione legale per dire: noi siamo a posto, ce l'ha dato Costantino questo potere. Nel 756 casualmente è stato trovato, un po' impolverato, un documento che diceva proprio questo. Lorenzo Valla, non sto qui a spiegarvi tutti i motivi, ecco tutti gli addentellati, ma soltanto uno, che è stato quello più chiaro e più semplice, ha dimostrato che il latino che si leggeva in questo documento, e quindi una critica di tipo filologica, era completamente diverso dal latino utilizzato ai tempi di Costantino. E poi tutti gli altri motivi. Io leggo nella domanda: la nostra visione profetica della storia e della fine dei tempi attribuisce al papato il ruolo dell'anticristo. Lo ha detto Lutero. Il papa è l'anticristo. Ma noi dovremmo trattenerci dal cercare degli spiragli di speranza? Ma quali speranza, spiragli di speranza possiamo offrire ai capi della Chiesa Cattolica che hanno basato il loro potere sulla falsità? Luca, qui ti vengo contro. È il bello del dialogo. Per non parlare della infallibilità dei papi. Il papa ha ragione sempre quando parla ex cattedra, ma per giustificare i dogmi, quando la Sacra Scrittura è chiara di per sé. Allora noi possiamo empatizzare su alcune prese di posizione, utili per il bene dell'uomo, dell'ambiente, sulla giustizia, sull'uguaglianza di genere, il lavoro, lo sfruttamento, se si parla per esempio di pace, senza entrare nelle questioni dottrinali. Ci può stare simpatico qualche papa. Papa Wojtyla mi è stato simpaticissimo, soprattutto quando ha permesso alla Polonia, ecco, di mandare via, diciamo, i russi e il comunismo dalla Polonia. E poi era simpatico per tutti. Lutero ha definito il papa anticristo e credo che su certi aspetti, su certi punti, diventa difficile per noi, per me perlomeno, trovare parole degli spiragli, ecco, perché ci possa essere, diciamo, un avvicinamento, ci può essere un dialogo su certi temi, ma non un avvicinamento di tipo istituzionale fra le comunità, la nostra e la comunità cattolica. Michele è uno studente al primo anno di teologia ed è coraggiosissimo. Oh, grazie. Ci prova. Piccolo aneddoto prima di dare questa risposta: mi trovavo due sabati fa al sermone su Papa Francesco, questa introduzione col TG5 sul Papa, e con un amico, con un collega della scuola. Diciamo tra di noi: ecco l'ennesimo sermone antipapale, anticattolico, l'abbiamo già sentito e risentito. E devo dire che ci siamo poi piacevolmente sorpresi davanti al messaggio che in realtà è stato dato. E forse il problema che c'è all'interno della domanda è proprio una distinzione che vorrei fare tra istituzione, papato e la persona del papa. Forse secondo me è importante fare questa distinzione. Ieri sera il collega Isaac al culto del venerdì sera ci ha presentato Efesini 6, l'armatura del cristiano, e in particolare il versetto 12, leggerò i versetti da 10 a 12, secondo me ci danno una grande risposta, una risposta che coltivo, che mi piace molto. Dicono: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza,
rivestitevi nella completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Cosa mi dice questo testo? Che questo combattimento non è contro una persona, non è contro sangue e carne. Se c'è un combattimento di sangue e carne, casomai è contro me stesso. Io lo vivo contro me stesso, questo combattimento, contro la mia carne, contro il mio sangue, contro la mia croce che a volte non mi sento di portare o non sento di dare a Cristo. Questo forse è il combattimento mio, ma non sono chiamato a combattere contro una persona, contro delle persone. Contro un'istituzione, contro i principi di un'istituzione può darsi, però il male è qualcos'altro. Il male è qualcosa legato a principati delle tenebre, a potenze della malvagità, a potenze spirituali malvagie, non persone. Secondo me è importantissimo fare questa distinzione. E chi sono un Papa Bergoglio, chi è un Papa Wojtyla, chi è un Papa Ratzinger? Sono persone, sono cristiani, tanto quanto lo sono io, fallibili. E vorrei fare un piccolo paragone. Molti di voi, più di me, avranno conosciuto indirettamente o saranno stati nutriti spiritualmente da un predicatore, un pastore protestante che è venuto a mancare da poco, Ravi Zacharias. Non so se è un nome nuovo per alcuni di voi, magari conosciuto. È una persona che ha coltivato lo spirito, la spiritualità di non so quanti fratelli negli Stati Uniti, in tutto il mondo. Questa persona è venuta a mancare l'anno scorso. Dopo la sua morte, indagini sul suo conto per abusi sessuali. A febbraio di quest'anno la conferma da parte di un'indagine di un'istituzione da lui creata, che con molta onestà ammette: sì, ci sono stati dei casi di abusi sessuali. Che differenza c'è, dico, tra un papa, tra una persona papa e un predicatore protestante molto vicino a noi, evangelico, con cui magari possiamo considerarci ancora più fratelli? Che differenza c'è tra i due? Grazie. Seconda domanda. Secondo te possiamo sperare che quell'istituzione che è il papato, che noi consideriamo così profondamente sbagliato, possa un giorno, attraverso gli sforzi di uomini di buona volontà, convertirsi e intraprendere un percorso diverso? Credo che sia giusto pregare perché questo accada. Cioè, le istituzioni, anche le peggiori, quelle che crediamo essere peggiori, possono cambiare grazie allo sforzo delle persone? È giusto che preghiamo perché succeda? Ci sono due domande qui, non una. Se io leggo Apocalisse 17 e 18, mi viene la pelle d'oca. Perché al capitolo 17, nei primi due versetti, leggo: ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede su molte acque e con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della sua fornicazione. Sono parole lapidarie. Qui c'è un giudizio, non da parte di Guido o di un pastore, ma è il giudizio di Dio. Di fronte al giudizio di Dio, perché si parla di giudizio, cosa posso io fare? Possiamo sperare che quell'istituzione che è il papato, che noi consideriamo così profondamente sbagliato, e mi fermo, così profondamente sbagliato,
La parola sbagliato può essere sostituita con tanti altri sinonimi: tarato, nefasto, diabolico. Possiamo metterci la parola che vogliamo. Come possiamo noi pretendere che questa istituzione, non ci dimentichiamo che il papato per secoli è stato appannaggio di casati che cercavano a Roma occasione di ascesa di potere. La Chiesa Cattolica si identifica con lo Stato pontificio. Quando si parla di Stato, si parla di un potere politico che gli è stato tolto naturalmente con la presa di Roma, poi c'è stato il rabberciamento del concordato che è stato ricordato in queste ultime settimane. Pregare per una istituzione sbagliata che può cambiare significa attribuire alla preghiera un potere quasi magico, taumaturgico. Io prego e questa istituzione sicuramente potrà cambiare. Certo, la preghiera è rivolta a Dio e Dio può fare tutto, ma perché mi devo io preoccupare di questo cambiamento quando chi tiene le fila della storia è Dio? Se deve cambiare, che ci pensi lui a cambiarlo. Certo, io non sarò di ostacolo se vedrò il cambiamento, ma ho delle profezie che mi dicono cambiamento non ci sarà. Il cambiamento non ci sarà. Questo non significa che il medico non debba dare le medicine per curare un ammalato, ma le medicine che spesso i medici danno per guarire o per sperare di far guarire un malato, loro stessi sanno che il malato non guarirà, perché diventano quasi dei palliativi, perché il male lo ha talmente invaso che alla fine per lui non ci sarà altro che lasciare questo mondo e questa vita. Io credo che per noi è difficile, è sicuramente molto molto difficile raggiungere questo obiettivo. Ok, io in verità con la risposta di prima ho risposto un po' a tutte le due domande, quindi non aggiungerò a chissà che altro, se non un ringraziamento innanzitutto al nostro direttore Davide Romano, quando mesi fa al corso Laici in agosto ci propose delle citazioni della sorella White in merito ai rapporti con le altre confessioni religiose. Sono citazioni che si possono trovare facilmente anche su internet, personalmente mi hanno arricchito tanto e lancio anche un invito a cercarle se volete, può mettere anche sotto una luce diversa la sorella White rispetto a come magari la conosciamo. E la citazione più forte che vorrei condividere con voi è questa, la sorella White che dice: fratelli miei, sono scioccata quando vedo quanti colpi sono deliberatamente sferrati contro i cattolici. Predicate la verità, ma trattenete ogni parola che manifesti uno spirito polemico, poiché tali parole non possono né aiutare né illuminare nessuno. Sapete, rispondo anche al fratello Guido, senza fare polemico, ma in via del tutto riflessiva, perché una risposta definitiva non ce l'ho neanche io per me stesso. Non conta forse di più la posizione in cui ci troveremo un giorno rispetto al giudizio che Dio avrà dato rispetto ad altri? Mi chiedo io, ma se Cristo sapeva che dei salvati comunque non ci sarebbero stati alla fine, se già dal principio sapeva che qualcuno comunque non l'avrebbe scelto e nella sua libertà si sarebbe avviato verso la condanna, che senso ha avuto il sacrificio di Cristo? Dare la vita quando sai che comunque qualcuno non verrà salvato? Per me la risposta è, la mia risposta è magnifica, un Dio che va oltre a questo, che ama e dà la possibilità a tutti, anche se sa che qualcuno non accetterà. E secondo me la risposta è proprio questo, non è tanto il sapere se le cose cambieranno o meno, questo non sta a noi, non è il nostro giudizio,
dove sarò io, quale sarà la mia posizione, sia che le cose cambino, sia che le cose non cambino. Avrò amato i miei nemici anche quando i miei nemici rimarranno nemici per sempre? Sarà Dio a mettere il termine, su questo non ci sono dubbi. Ma io in che posizione sarò quando Dio avrà messo il termine alle cose? Grazie Michele. Terza e ultima domanda. Credi che sia giusto utilizzare i nostri momenti di culto, di predicazione, anche per trattare temi di stringente attualità come questi? Uno dice, vabbè, io vengo in chiesa, che mi importa del Papa, voglio dire. Tanto queste robe qua, o di Draghi, o queste robe qua, torno a casa e me le vedo alla televisione. Invece, appunto, io volevo proprio chiedervi questo. Credi che sia utile usare anche i momenti di culto, di predicazione, per trattare temi di stringente attualità come questi? O sarebbe meglio se le predicazioni avessero un ruolo più esortativo, consolatorio, e cercassero di restare più nel mainstream dottrinale? Luca, hai dimenticato qualche parola nella terza domanda che tu mi hai mandato su WhatsApp. O sarebbe meglio predicazioni che avessero un ruolo esortativo e consolatorio, o cercassero di restare, queste parole mancano, più nel mainstream dottrinale? Io ti ringrazio perché questi sermoni tu li devi fare, perché mi sconvolgono, mi agitano, mi hanno spinto a chiederti un incontro, perché me ne potevo stare a casa tranquillo a leggermi i miei libri. Ieri sono andato a prenderne 5 in biblioteca, perché con questo lockdown altrimenti divento nevrotico se non mi sfogo nel leggere qualche libro. E in effetti noi viviamo in un contesto particolare. Noi come Chiesa Avventista siamo andati spesso contro. Dovremmo d'ora in poi andare soprattutto incontro, anche nei confronti della Chiesa Cattolica. Viviamo in un contesto politico e sociale che ci coinvolge, osserviamo, consideriamo, critichiamo qualche volta quello che accade nel mondo. Non possiamo e non dobbiamo prescindere dal prenderne atto. Papa Bergoglio ha scritto l'ultima enciclica. Chi si ricorda il titolo dell'ultima enciclica? Fratelli tutti. Guardate che questa è un'enciclica che non possiamo buttare nella spazzatura. E sono, diciamo, un po' generoso con te, Luca, adesso. Se noi leggiamo questa enciclica, noi non possiamo dire siamo d'accordo. Parla di giustizia, parla di lavoro, parla di emigrati che muoiono nel mare per venire a trovare un luogo migliore, parla di pace, parla della Shoah, guerre non ce ne devono essere più, disuguaglianze non ce ne devono essere più, i ricchi non possono sopraffare i poveri, il mondo deve essere più giusto. Ben venga un documento come Fratelli Tutti. Certo, qualcuno l'ha criticato, anche le donne l'hanno criticato, Fratelli Tutti, e le donne non ce l'ha messa nel titolo? Piccinerie, ovviamente, sciocchezze. Non parliamo poi di Viganò, cosa ha detto, diciamo, di questa enciclica. Io dico che ci sono delle posizioni che, se noi estrapoliamo da un contesto istituzionale, che noi dobbiamo condividere, posizioni che noi dobbiamo accogliere. Mi chiedo se lo abbiamo fatto prima noi. Non dobbiamo forse noi anticipare queste posizioni? Io sono orgoglioso di far parte della Chiesa Avventista, ma non tanto come titolo denominazionale,
ma perché nelle prassi della Chiesa c'è l'interesse per il prossimo, per la solidarietà. ADRA è un'istituzione che può fare molto, ma molto di più, molto, molto di più. Ma ce ne abbiamo tante altre. Ci siamo preoccupati di dare un'istruzione ai bambini. Io ho sofferto molto quando è stata chiusa la scuola. Secondo la mia visione, che è anche la visione della sorella White, qui doveva esserci una scuola materna, poi un asilo, poi una scuola elementare, poi una scuola media, poi un liceo. Abbiamo l'università saltando tutti i passaggi precedenti. Ma noi avremmo avuto forse una università non solo teologica, se avessimo seminato in questa direzione. Qualcuno l'ha fatto. Papa Bergoglio è un gesuita e tanti cattolici si vantano di aver studiato in scuole gesuite e sono, diciamo, ai primi posti nel mondo. Non ci dobbiamo demoralizzare, perché noi abbiamo personaggi di grande eccellenza e università di grande valore riconosciuti a livello mondiale. Penso a Loma Linda, per esempio, e anche all'Università del Messico, mi sembra, no? Che sia molto molto importante, Montemorelos, come si chiama lì nel Messico, dove io avrei voluto andare quando siamo andati nel Messico, ma era un pochino lontano da dove eravamo noi. Grazie. Esordivo due sabati fa con Luca, complimentandomi col sermone, dicendo: ecco l'avventismo che vorrei. Addirittura avevo usato questa espressione forte, no? E ancora di più però l'avventismo del dialogo, il sermone atipico di oggi volto al dialogo. E io condivido tutte le frasi che sono state dette e spero che diventino sempre più mie, frasi che ho sentito dai professori, da Hans, da Saverio, da una frase in particolare: che bello che Dio non sia confinato nell'avventismo. Abbiamo un concetto molto bello, secondo me, noi avventisti, che è quello della verità presente. Bellissimo. E chissà che non ci sia una verità presente avventista, chissà che non ci sia una verità presente evangelica, chissà che non ce ne sia una cattolica. In fondo a tutti i difetti, in tutto al marciume, in fondo a tutto il nostro marciume come avventisti, chissà che tutti noi non abbiamo una verità presente da portare. E riferendomi al pezzo mancante del puzzle sul mainstream dottrinale, che bello che non dobbiamo rinunciare a questo. Nessuno ci chiede di rinunciare a noi stessi, alla nostra identità, ma che bello però che nella nostra storia, ho imparato grazie alle lezioni di Tiziano questo, tante volte rispetto a una verità più importante come poteva essere quella verità presente, magari abbiamo dato più importanza a una cosa rispetto che a un'altra, magari ci siamo concentrati su un messaggio più importante rispetto che a un altro. Chissà che il messaggio di oggi sia quello del dialogo, e questo è l'avventismo che io vorrei. Grazie Michele, grazie Guido. Allora io vi ringrazio tantissimo. Sembra facile quello che avete fatto, ma è tanta roba. È tanta roba per me prima di tutto. Fino a qualche anno fa devo confessarvi che io non ero capace di ascoltare qualcuno che la pensasse differentemente da me. Invece oggi addirittura mi fa piacere. E credo che in questo, in me, ci sia stata una grande crescita. Apprezzare la bellezza di chi ti contraddice è un atto umano, di ricchezza umana. Ed essere capaci, come avete fatto voi, anche di dire cose profondamente diverse e di restare. C'era un signore a Bologna, in Piazza Maggiore, che sembrava un barbone, faceva dei cerchi come questi. Io l'ho scoperto quando sono andato a fare il pastore dalle parti di Bologna, e c'era della gente che si accerchiava, naturalmente passando in Piazza Maggiore, no? E si accerchiava intorno, questo lanciava dei temi, poi aveva sto sgabellino, te lo metteva davanti, se volevi parlare tu ci salivi e parlavi. Lui diceva: è un emancipatore sociale lo sgabellino, perché chi prende il coraggio di parlare, che ha il coraggio di sostenere il dialogo, di vedere contraddetta la sua opinione da chi gli sta di fianco senza arrabbiarsi, quello si è socialmente emancipato e sta emancipando la società.
Volevo dire un'ultima cosa, due. Sul vostro, una, la prima è sul vostro intervento. Qualcuno, due salati va, giustamente mi faceva notare, io non vado a casa nutrito, non vado a casa sazio. Fratelli, questo è il mio scopo. Io non voglio che voi andiate a casa sazi. E questo è quello che avete fatto voi con me oggi. Cioè, se voi mi dite che non siete andati a casa sazi, ben venga, perché vuol dire che ho assecondato, realizzato il mandato che Gesù mi ha dato di essere sale, di mettere sete e fame, di avervi fatto tornare a casa col desiderio di approfondire la parola di Dio e di scoprire meglio la vostra e la mia posizione rispetto alla parola di Dio. Questo voi l'avete fatto con me questa mattina, infatti poi vi chiederò i vostri testi, perché li voglio, ad esempio di Lorenzo Valla ne sapevo ma non abbastanza e lo voglio studiare. Grazie anche a te Michele, perché la tua prospettiva mi ha messo, ha aperto in me altre, molte altre finestre che vorrei approfondire. Chiudo con una storia da Sanremo, non so se l'avete visto, io sì, mi sono ridotto anche a questo. No, non è vero, è bellino Sanremo. L'anno scorso l'ho preferito, ma quest'anno mi è piaciuto anche quest'anno, mi ha dato un po' di normalità. Non so se avete visto Laura Pausini che ha vinto il Golden Globe in America. Oggi ho preso l'antistaminico e mi ha tutto un po' micidiale. Volevo un po' contraddirti. Non ho mai visto Sanremo in vita mia. Grazie. Allora ti racconto di Laura Pausini che ha vinto il Golden Globe. Il Golden Globe, che è un premio gigantesco a quanto pare, io non ne sapevo niente. Insomma, Laura Pausini, fratelli, ha girato il mondo, ha cantato davanti a migliaia di persone, una roba incredibile. E a un certo punto a sta ragazzotta, che poi è rimasta romagnola, Amadeus le chiede, dice: ma come fai a girare il mondo, a andare così lontano, a comparire davanti a così tante persone? Ma non c'hai paura? Quella ci pensa un attimino, si emoziona anche un attimo, sono state tra l'altro, sono delle immagini anche belle da vedere, perché si vede proprio che lei si incrina e lei dice: quando ci si allontana molto ci vuole coraggio. E quel coraggio mi viene dal vostro affetto, anche se siete lontani, anche se non siete lì di fronte a me. Questa cosa qua del coraggio che viene dall'affetto, guardate, è bellissima. Anche quando si sale sul pulpito, anche quando si dice la propria opinione davanti a tanti, anche quando nella vita si dà, anche nel proprio piccolo, un'opinione, si decide un'idea, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per essere me stesso, ci vuole coraggio per essere diverso, e quel coraggio non lo trovo nel fatto di essermi fatto più bello di tutti, di aver postato la foto migliore di tutti, di aver detto la cosa più brillante di tutti. Quel coraggio lo trovo nel vostro affetto, nell'affetto che mi avete mostrato in tutti i messaggi che mi avete mandato, in tutti gli interventi, anche quelli contrari, soprattutto quelli contrari. Quel coraggio è l'affetto, ragazzi, che ci dà il coraggio di essere diversi. È l'affetto che ci dà il coraggio di essere diversi. Ed è grazie, e questo affetto, miracolosamente, è l'affetto che si vive in una chiesa, e lo sperimenterete, è tanto più forte quanto più ci si allontana. È quell'affetto che fa sì, come dice Giovanni, che la nostra gioia sia completa. Amen. Thank you.
mia fragilità depongo avanti a te, Gesù, per vivere ogni te, il potere dell'amore. In piedi, concludere con una preghiera. Signore, accompagnaci affinché questo spirito di dialogo, di ascolto, di comprensione, di perdono, di avvicinamento all'altro ci accompagni ogni giorno della nostra vita, con i nostri fratelli, con coloro che incrociamo nelle nostre storie, nelle strade, accanto a noi. Dacci saggezza, dacci amore verso gli altri, dacci intelligenza e rimani sempre vicino a noi, proteggici. Tutto questo in nome di Gesù. Amen. Vogliamo ricevere la benedizione del Signore come descritto nelle ultime parole di Paolo alla lettera ai Galati, che dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Amen. Buona continuazione di sabato a tutti. Vi chiedo di seguire i diaconi per il bene vostro di tutti, per il rispetto di tutti. Vi chiedo di
fluire senza creare assembramenti. Grazie. Thank you.